trovate nel sud di Obiettivo News. Sabato 20 e domenica 21 maggio a Castellamonte si terrà la nona edizione di Buongiorno Ceramica e siamo qui per parlarne con l'assessore del comune di Castellamonte, Claudio Betaz. Benvenuto. Ciao. Buongiorno a tutti. Nona edizione Buongiorno Ceramica, un evento promosso dall'Associazione Città della Ceramica, di cui il comune di Castellamonte è socio fondatore, per valorizzare quello che è il patrimonio artistico delle città di antica tradizione ceramica. Sì, Castellamonte è tra i fondatori dell'AICC, che ad oggi conta più di 45 comuni associati nell'Associazione Italiana Città della Ceramica. È una festa diffusa per mettere in mostra le peculiarità di ogni comune con un'antica tradizione nella lavorazione della terracotta. Un pensiero particolare va a Faenza, che forse è la città più importante, che in queste ore purtroppo sta vivendo dei momenti drammatici a causa delle alluvioni, ma in tutte le altre città d'Italia appunto si celebra l'antica tradizione, la maestria dei ceramisti, e si mettono in mostra le opere d'arte di artigianato artistico e anche di artigianato tradizionale, e a Castellamonte abbiamo tanto da mostrare in questo senso. Difatti, 2 giorni ricchi di eventi, speriamo che il tempo conceda la possibilità di farli svolgere tutti regolarmente, in cui vengono coinvolte i vari artisti, le varie associazioni della città. Il focus principale, ovviamente sempre tempo permettendo, è l'apertura di tutte le botteghe, i negozi e i laboratori dei ceramisti di Castellamonte, che sono coloro che con il loro saper fare rendono ancora possibile la nomea di Castellamonte come città della ceramica. Il primo evento infatti è l'inaugurazione al Cantiere delle Arti, dove operano Sandra Baruzzi e Guglielmo Martin, di una mostra dedicata alle ceramiche sonore e quindi ai fischietti in terracotta di loro creazione. Questa mostra è un rimando alla seconda edizione del concorso internazionale delle ceramiche sonore bandito dal comune di Castellamonte. Infatti alle ore 16 al centro congressi Piero Martinetti si inaugurerà questa mostra, che è stata bandita mesi fa. Abbiamo avuto per questa seconda edizione un incremento di livello qualitativo delle opere ricevute e anche un discreto livello numerico di partecipanti. Sono circa un'ottantina i fischietti per 42, se non vado errato, ceramisti coinvolti da tutta Italia, alcuni anche dalla Polonia. E il fischietto in terracotta è un oggetto che è molto diffuso in tantissime realtà italiane della lavorazione della ceramica e anche in qualche modo uno tra gli oggetti più simpatici dell'artigianato artistico, e quindi cerchiamo di dare continuità con questo concorso per incrementare la collezione di circa 3.000 fischietti che il comune ha già a disposizione e che viene anno dopo anno incrementata ed esposta appunto nei locali del Centro Congressi Martinetti. Tu hai prima citato l'AICC, è uno degli ultimi comuni ad aderire all'AICC, è la città di Matera, che ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo nel campo culturale soprattutto altissimo, in quanto è stata capitale europea della ceramica, è entrata a far parte di AICC e avremo l'onore, proprio durante l'inaugurazione della mostra di ceramiche sonore, di ospitare una delegazione ufficiale del comune di Matera e del Confcommercio di Matera per sancire l'inizio di una collaborazione tra il comune di Castellamonte e le 3 terre canavesane e l'amministrazione di Matera. Loro ci porteranno in dono un cucù, che è uno dei loro tradizionali fischietti in ceramica, e chissà che da questo nascano tante iniziative di mutuo scambio e che Matera non possa essere anche una vetrina nei prossimi mesi per le bellezze canavesane. Sicuramente, è sempre bello quando nascono queste sinergie tra paesi comunque distanti. E per non dimenticare poi le botteghe, comunque ci sono diverse botteghe artigiane che resteranno aperte. Assolutamente,
Nel concentrico ci sono sicuramente Maurizio Grandinetti, terrà aperto la sua bottega e il suo laboratorio, così come lo showroom di Camerlo, fino ad arrivare alle fabbriche di stufe come la Castellamonte di Roberto Perino. Riapre anche la Fornace Pagliero di Daniele Chechi, che oltre a mostrare la parte produttiva delle stufe, conterrà una personale di Brenno Pesci dal titolo Uomini e Santi e altre esposizioni di tipo museale. Nella giornata di domenica, tutti questi punti, botteghe e punti espositivi, saranno collegati da visite guidate che partendo dalla Rotonda Antonelliana andranno a mettere in mostra per i visitatori interessati tutti gli oggetti di arredo urbano fatti in ceramica. A Castellamonte sono tantissimi, quindi si limiterà a toccare i principali, e quindi un modo, attraverso appunto l'ausilio di queste guide, per mettere in mostra l'arredo urbano e condurre il visitatore in un percorso guidato che passi dalle botteghe, dai negozi, dai punti espositivi e che racconti la storia e il presente della ceramica castellamontese. Ma non solo nel centro cittadino, abbiamo anche organizzato un percorso più escursionistico, quindi adatto a chi vuole fare una passeggiata nei boschi, sempre domenica 21 al mattino e al pomeriggio. La guida escursionistica Roberta Tosoni, che potete contattare tramite il numero che è riportato in locandina, vi accompagnerà in un anello di circa 6 km che dalla piazza della Frazione Figlia, attraverso sentieri e strade sterrate, condurrà ai celeberrimi castelletti, le formazioni argillose dell'infrazione Sant'Anna Boschi, e davanti ai quali c'è il laboratorio artigianale di Corrado Camerlo, e che da poco ha anche aperto un home restaurant che ovviamente si chiama Dal Ceramista, Ovviamente. e nei giorni di Buongiorno Ceramica, il 20 e il 21, ci sarà la possibilità di usufruire delle degustazioni ed è un buon modo per loro anche per farsi pubblicità. Ovviamente tutti i punti espositivi, le botteghe, sono raggiungibili anche privatamente, senza, per chi vuole andare diretto senza voler usufruire della guida. E poi è stato aggiunto anche l'evento a corollario che è quello che riguarda i fiori, il mercato, la festa dei fiori. Esatto, Florarte è un'altra manifestazione che negli ultimi anni a cui negli ultimi anni abbiamo cercato di dare continuità, grazie ai miei colleghi dell'assessorato al commercio. Abbiamo pensato di unire i giorni di Florarte e Buongiorno Ceramica per creare un movimento di gente ancora maggiore e un richiamo ancora maggiore. E quest'anno, a proposito di bancarelle, ci siamo spesi per organizzare finalmente un mercato della ceramica e quindi, grazie alla disponibilità di Don Angelo Bianchi, la Rotonda Antonelliana, sarà dedicata completamente al mercato della ceramica, con decine di espositori che vengono da tutto il Piemonte e quindi si potrà passeggiare, magari in attesa dell'orario della visita guidata, tra le bancarelle con i manufatti più disparati e si potranno acquistare gadget, souvenir, oggetti d'arte o oggetti d'artigianato. E per i bambini sarà presente anche Grisulandia, come i Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco, abbiamo accolto anche loro all'interno della totalità di questa Dall'ultimo manifestazione. rinvio. Purtroppo la loro manifestazione era prevista il Certo, 30 aprile, infatti. ma la fiera agricola, come si sa, è spesso funestata dal maltempo e speriamo questa domenica, domenica 21, tutto il giorno di poter recuperare, anche perché i Vigili del Fuoco svolgono una funzione preziosissima e Certo. ce ne accorgiamo nei momenti di bisogno. È un bel modo per avvicinare i giovanissimi attraverso il gioco al lavoro prezioso che i volontari del Vigili del Fuoco, in particolare della sezione di Castellamonte, svolgono quotidianamente, e imparare giocando è sempre una bella cosa.
Riassumiamo magari i punti espositivi e gli orari nei quali è possibile visitarli in questi 2 giorni. Sì, punti espositivi gestiti direttamente dal comune, il centro congressi Piero Martinetti, con un'esposizione delle ceramiche sonore e con una mostra gestita dall'Associazione Artisti della Ceramica in Castellamonte. L'inaugurazione avverrà sabato 20 alle ore 16, gli orari di apertura sono sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18.30 e la mostra rimarrà aperta anche il weekend successivo, quindi il 27 e il 28. Abbiamo poi punti espositivi o le botteghe private, quindi in via Educ il Cantiere delle Arti con Sandra Baruzzi e Guglielmo Martin, sempre in via Educ ceramiche Grandinetti a pochi metri dal centro congressi Martinetti, in via Nigra lo showroom di Corrado Camerlo che ha anche il laboratorio artigianale invece in frazione Sant'Anna Boschi, la fabbrica di stufe La Castellamonte di Roberto Perino, il Museo Fornace Pagliero in frazione Spineto, dove si potrà visitare una mostra personale di Brenno Pesci dal titolo Uomini e Santi, lo showroom delle stufe di CL Castellamonte, mentre di fianco al comune ci sarà il negozio di gioielli in ceramica di Elisa Giampietro. Perfetto, che dire? Invitiamo tutti. Vi aspettiamo e speriamo che splenda il sole. Sabato 20 e domenica 21 maggio, quindi tutti a Castellamonte per la 9ª edizione di Buongiorno Ceramica.